Amici di Run to You, ben ritrovati, spero siate in forma, in formissima, perché noi siamo in forma, pronti, ho detto noi, quindi chiamo subito in studio i due grandi di questa trasmissione, che sono Danny Frisoni, speaker ufficiale delle gare podistiche, penna del Corriere di Romagna. Ciao Danny, tutto a Ciao a posto? tutti, tutto a postone. E il mitico, super mitico Daniele Menarini, capopagina di Correre. Ciao a tutti, Ciao ciao a Dani, tutti. vi ho visto in giro, questa settimana avete fatto Eravamo veramente faville il giro voi ragazzi, siete stati in strabravi. Tu Dani, dove eri? giro. Settimana scorsa, domenica scorsa, ero in Piazza Matteotti a Imola, sotto il comune. Festa del papà, insomma, sotto il comune, questo bel parterre de Rouen per una gara che è tornata, insomma, nella sua normalità. Invece, Daniele, ho visto che c'erano, eccolo qua, Danny con Piero Santini, il nostro grande amico, e poi vi diremo poi di più. Guardate bene questo signore perché, dai, lo Nostro diciamo, sarà. esperto, l'esperto, il nostro esperto. È il nostro esperto Andrew Tech e poi vi diremo meglio perché sarà nostro ospite questa sera. Vi abbiamo già così spoilerato qualche cosa, però Daniele l'ho visto in uno stand, cioè era tutto tirato a balestra. Dove eri tu, Daniele? A Roma all'Expo della Maratona, che è tornato al Palazzo dei Congressi, che è più adatto alla capienza di una grande gara come quella, il sabato. Poi la domenica invece ero vicino a Danny, abbastanza vicino, ero a Riccione, dove la strada Riccione è tornata in Viale Ceccarini, che era un po' stato l'inizio della sua storia 43 anni fa, insomma, 43 edizioni fa. Insomma, vi siete dati parecchio da fare, quindi le Eh nostre beh. telecamere c'erano ed erano presenti grazie a Danny e al nostro staff e quindi insomma, andiamo a vedere un attimo tutto quello che è successo non solo nel weekend, ma ragazzi dobbiamo riprendere un po' da qualche passo indietro perché la scorsa settimana ci siamo presi così licenza di fare un bel resume di una certa situazione, spero che si ricordino bene di che cosa, non lo diciamo, chi non l'ha vista se la va a rivedere la puntata della scorsa settimana, zitti tutti, però adesso ripartiamo da dove ci eravamo lasciati con tutte le news, vero Daniele, Danny? Sì, noi cominciamo da quello che è appena successo la settimana scorsa, una settimana veramente molto intensa, ma lo sapevamo, che ci ha regalato un momento molto positivo per un ospite che abbiamo avuto, che è Ilia Sawani, che alla Maratona di Barcellona ha stabilito il nuovo record italiano di maratona, appunto, 2 ore, 7 minuti e 16 secondi, che significa 3 secondi di meno del precedente record realizzato da Joao Fagnel, sempre in Spagna, ma a Siviglia nel 2020, 2:07:19, che poi, per i più carichi di memoria, era 3 secondi di meno del record di Baldini, il, il 2:07:22 di Londra, che era un po' lontano nella memoria. Una cosa che c'è Baldini che gli ha anche. anche fatto le congratulazioni sui social, insomma, visto che anche il grande Molto Stefano. carino. Ma i social ci hanno raccontato molto di questa gara a Sabri, perché c'è stato, secondo me, da conservare un post di Massimo Magnani che ha raccontato quella che secondo lui è stata la settimana più dura, probabilmente della sua vita dal punto di vista dell'allenatore, perché, come abbiamo visto tutti, lo diremo tra breve, Awani veniva dalla crisi, del campionato italiano di Nera, cross, vero esatto. Danny, quando da che era in testa si è trovato a essere praticamente sorpassato da un treno di atleti ed arrivare veramente sulle gambe, come si dice, e ha detto che è stata una, ha detto Massimo, è stata una settimana in cui abbiamo avuto tanti dubbi e partire con i dubbi non era il caso. E invece poi alla fine è venuto fuori una gara dove lui, fino al 35esimo chilometro, lui Awani, pensate che ha gareggiato a 3 minuti al chilometro, poi è calato un attimo, ma era in un contesto veramente impressionante. Basti pensare che è arrivato nono, davanti c'è stata una delle migliori prestazioni di quest'anno, credo, se non è cambiato qualcosa in questi giorni, che è la seconda miglior prestazione del 2023, che per carità è l'inizio, di Marius Kipsarem, che è un keniano che gareggia per il Bahrain, che è andato veramente, come diciamo da queste parti, a Lipa. E poi dopo c'è stata. Daniele, l'anomalia rispetto ad Awani era che aveva avuto ottime sensazioni siglando il personale in mezza maratona alla Half Marathon Romeo e Giulietta,
poi ha avuto questa crisi a Gubbio e un po' il suo staff si è trovato spiazzato, ma probabilmente viene da pensare che tutto il periodo fosse positivo, tranne quella domenica che ha sbagliato probabilmente il dosaggio. Sì, ed è una cosa curiosa, adesso ora siamo tutti in attesa del 2 aprile quando debutterà Yema Kripa in maratona, ma siamo di fronte proprio a due programmi completamente diversi di preparazione della maratona, perché la cosa strana, stanno facendo tutte e due cose strane. Kripa non fa nessuna gara di preparazione, ha finito i cross, ve lo ricordate, è partito, non farà nessuna gara intermedia, una mezza maratona, una 30 km come fanno tutti, arriva di botto nell'acqua fredda della maratona. E esatto. Mi sentite ancora? Sì, assolutamente. Anzi, tra l'altro, diciamo che c'è una bellissima scheda da vedere anche alle maratone. E l'altra cosa che invece si nota che di solito quando sentiamo parlare di nostro maratone, lo stesso Lottilo dice: la settimana prima di una maratona tu sei in scarico, hai veramente poco e niente. Invece, Juani è andato a fare una gara molto sostenuta come un campionato italiano di cross. E questo sarebbe interessante chiederlo a uno come Massimo Magnani, che io considero uno dei più esperti preparatori di maratona, perché non so se sia più strano il modo che ha di Kripa di arrivare alla maratona senza gare intermedie o il modo che ha Awani di arrivare alla maratona con un campionato italiano di cross in un percorso bello tosto come era quello del parco archeologico di Gubbio. E intanto Danny ha aggiornato, e lo ringrazio, la graduatoria all time che vede Awani davanti a Geoff Fagnel, Baldini che resiste con la sua Londra 2006 meravigliosa, e dietro i grandi leoni della storia, Leone Di Cecco, Rassic, Bordin, Goffi, Gazzola, Caimi, Adrian Meucci, Poli, Bettiol e Ioannes Chiappinelli. Perché alla fine cosa succederà? Che avremo questo poker di moschettieri dove, se tutto va bene, toccherà ad Antonio Latorre il mal di testa di sceglierne tre per andare a Budapest con una squadra che devo dire che si presenta parecchio forte. E poi dopo tutto questo l'abbiamo detto per quanto riguarda la nostra domenica. Una cosa che mi piace segnalare, la dicevamo prima fuori onda, è che la Stramilano, zitta zitta perché le telecamere erano molto dall'altra parte, ha fatto venire fuori un ragazzo veramente bravo, si chiama Cosmas Boy Nwangi, è un keniano, ha 19 anni, era la prima volta che faceva una mezza maratona, ha corso in 59:40, punto, da solo, perché il suo connazionale Isaac Kipemboi è arrivato secondo in 1:05, quindi è andato via da solo praticamente. Migliore degli italiani è stato Pasquale Selvarolo, 1:04:49 davanti a Luca Alfieri. Le donne, è stata una gara spettacolare perché in due sono andate sul record della corsa, 1:07:28, stesso tempo, 5 centesimi, chissà quanto hanno guardato quella ripresa per separarle, tra Gladys Cherop, keniana, la vincitrice, quella con i 5 centesimi in meno, e Shilima Berash, etiope, stesso tempo. Giovanna Epis, buona prova, 1:12:05, sesta, davanti a Rebecca Lunedo, brava, 1:12:10. E arriviamo al grande evento di Roma. Roma ha visto la prima vittoria di un marocchino, Tofik Allam, in 2:07:43, e ha visto, altra bella notizia, sono molto contento, il sesto posto di Neka Kripa in 2:12:11. Aveva fatto uno strano esordio in 2:17, si sapeva che poteva dare di più, ha fatto veramente molto bene. Teniamo presente, come tutti gli amici sanno, che il percorso di Roma è tutto tranne che un biliardo, non è come New York ma è duro, e quindi un 2:12 che potrebbe anche essere abbassato per il fratello di Yema, che davvero merita tanta attenzione e tanta fortuna. Stefano La Rosa è dato un po' così, 2:18:02. Al femminile Betty Cepuoni 2:23:02, Arianna Lutteri, che tra l'altro è un'ottima SF 45, 2:47:09. E poi prima si ricordava con Danny, e qua scusate se lo leggo, ma c'è stato anche un record del mondo, Danny, un record del mondo della categoria 90. Antonio Rao, nato il 12 febbraio del 1933, ha corso in 6:13:46. Questo signore ha 90 anni.
E la nota, vorrei farlo io, la nota del comunicato parlava, però al momento non era facile, non è mai facile verificare queste cose, di Record Italiano. Il grande esperto Werther Corbelli da Rimini è andato in questi giorni a verificare e mi conferma che questo è record mondiale, perché il precedente era dello statunitense Mike Fremont, che aveva corso in 6:35:47. Quindi onore Antonio Rau, lunga vita per questo ragazzino di 90 anni che se la cava veramente alla grande. Una mezza che ha deluso è la mezza di New York, perché erano al via due fenomeni totali come gli ugandesi Jacob Kiplimo e Joshua Cheptegei, che hanno pensato bene di prendersela comoda 1:01:32, che è un gran tempo, per carità, sto scherzando, però stiamo parlando di gente che sfiora i 58 minuti, e Cheptegei secondo 1:02:09. Al femminile la vittoria di Hellen Obiri, che è una delle mega protagoniste della corsa femminile, in 1:07:21. Una fuori classe. Sono andati molto forti in tanti posti. Mi piace ricordare nelle gare brevi che a Lille in Francia hanno corso i 5 km in 12:50, il record del mondo è 12:48, una cosa mostruosa. Come si diceva prima, nel periodo non collegato, una fenomena come Ruth Chepngetich ha vinto quella meravigliosa maratona tutta femminile, Sabri, sono più di 18.000 al via, a Nagoya, la Nagoya Marathon in Giappone, lei l'ha vinta in 2:18:08, che è la terza prestazione dell'anno. E poi abbiamo seguito tutti, io personalmente dalla TV, perché ho trovato modo di stare a casa, la prova bellissima del campionato di cross, che è tornato nella sede dove è diventato la festa del cross, questa cosa bellissima che mette assieme i master che fanno le staffette, i cadetti che fanno il campionato italiano gareggiando con la maglia della regione, e poi tutti allievi junior e senior. E lì abbiamo visto, come ricordavamo prima, la crisi di Awani, ma più di tutti lo spettacolo di Nadia Battocletti, che come se non fosse esistita la stanchezza per il campionato europeo della settimana precedente a Istanbul, dove è arrivata quarta, ha dominato con una facilità incredibile, veramente tanta ammirazione per lei. Tra gli uomini, qui la sorpresa buona è stato la bella vittoria di Marco Fontana Granotto, ricordiamo che ha 22 anni e che è un veronese che comincerà a farsi notare sempre di più secondo noi, mentre nel cross corto, che sono 6 km, alla Zoglami ha vinto, e ha vinto Ludovica Cavalli, e poi hanno vinto a livello di società l'Atletica Valle Brembana, la Bracco Atletica, mentre sembra a livello di sfogliare e correre, cioè sa tutto, sì. Tutto, non gli manca tutto. Ma lì la cosa bella è che bisogna trovare qualcuno che batte il casone noceto, magari Danny ne parliamo con i nostri, una volta li convochiamo tutti, li convochiamo tutti, dai poli. Però, no, si sono convocati da soli, mi sa, dei romagnoli, vero Danny? Pietro, e parlando brevemente anche di Romagna, vogliamo fare gli applausi anche a un altro dei nostri ospiti, Ismaele Lasuffi, che finalmente è riuscito a portare a casa un risultato che gli si confà dopo tanto lavorare, almeno 2 anni per cercare questo risultato. Ha chiuso 13° alla Maratona della Capitale in 2:26:41, il suo nuovo personale, quindi complimenti Isma. Mi raccontava di questo muro al 30° chilometro, che è praticamente un chilometro intero, dove veramente gli sono tremate le caviglie, ma ha detto che il percorso capitolino è meraviglioso, poi l'arrivo ai Fori Imperiali ti dà i brividi. Lo stesso invece ricordiamo un gruppo di pazzi cesenati che per gareggiare a Roma ci sono andati in bicicletta, hanno fatto 320 chilometri con 3 tappe da Cesena a Roma, sono partiti il giovedì, sono stati fortunati perché in realtà hanno preso anche tre giorni belli per poterseli godere, prima tratta Cesena Città di Castello, poi Città di Castello Terni, e finalmente sabato da Terni sono arrivati nella capitale e appunto all'Expo per ritirare il pettorale. E quindi ripensioniamo perché le gambe avevano la domenica, magari sono abituati. Adesso te li menziono, sono tutti specialisti di ultramaratone, uno di loro addirittura finisher al Tour de Gent, Nazario
Nazario Tramonti, gli Tramonti, altri sono Graziano grande Gosi, NASA. Grande NASA, Graziano Gosi, Stefano Masini, che è l'organizzatore della Combriccola, Tiziano Piracini, Sandra Chianura, Elisa Benini e Rita Gabellini, che è stata anche primatista italiana master di maratona. Quindi complimenti agli amici cesenati. E poi abbiamo una chiusura relativa ai vincitori, a una coppia di ragazzi giovani che hanno vinto a Riccione, dove c'era speaker Daniele, cioè al Strariccione. Si sono imposti per la prima volta in Romagna, non è la prima volta che capita, nel loro caso invece sì. Uno dei nostri recenti ospiti, ma in qualità di esperto, Alberto Della Pasqua, insieme alla compagna Martina Ugolini, che è figlia d'arte, perché Susi Frisoni, sua mamma, lo scorso anno ha vinto 3 titoli italiani master nella categoria F60. Eccoli qua, quindi ci tenevamo a menzionarli. In passato, se non ricordo male, riuscirono in questa impresa anche Luca Benini e Martina Facciani, e anche Alessandro Alessandri e Romina Ridolfi, per quello che riguarda i romagnoli. Poi magari era successo già anche a Scaini e sua moglie, Ruggero e Tognolo, può darsi, ecco, esatto, non lo so. Le tre coppie più forti erano sicuramente loro. Allora, basta 30 secondi, ce li ho? Per ricordare chi ci segue il venerdì, che un'altra cosa che mi ha fatto piacere, l'ultima che volevo ricordare, che martedì 21 marzo erano 10 anni dalla scomparsa di Pietro Mennea, e è stato allestito allo Stadio dei Marmi, che porta il suo nome, Stadio dei Marmi Pietro Mennea, questo campo meraviglioso a ridosso dell'Olimpico, un museo con tutte le sue foto, le sue imprese, i suoi video, quindi una sorta di imperitura memoria per uno dei più grandi atleti dell'atletica italiana. Tutto qua. E dopo questo bellissimo ricordo mi hai letto nel pensiero della Freccia del Sud, come era nominato un grandissimo Mennea, vogliamo anche noi salutarlo, rendergli omaggio, e noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo subito perché c'è un atleta che ci attende di già dietro le quinte. Arriviamo subito. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia, con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Se la tua passione è il running amatoriale agonistico, fino alle grandi imprese delle ultramaratone e ultratrail, mantieni in equilibrio il tuo organismo con una corretta integrazione prima, durante e dopo la tua attività, raggiungendo passo dopo passo la tua migliore prestazione. Scegli MTB NES. L'integrazione è nata dalla ricerca scientifica e perfezionata dall'utilizzo quotidiano degli atleti. Prodotti innovativi, con principi attivi sinergici a dosaggi efficaci ed alta tollerabilità gastrointestinale, per mettere la strada ai tuoi piedi. Caricati anche tu di energia blu. MTB NES, consigliato da Marco Menegardi, campione italiano di 100 km. Ed eccoci qua, ben rientrati. Stavo ascoltando, stavamo ridendo tra di noi. Vai, grande Daniele. Beh, ogni tanto anche noi vogliamo ridere e scherzare, perché questi sono il goto del podismo, ma sono di una simpatia che voi non ne avete un'idea, veramente. A parte che battute carinissime, anche estemporanee. Allora, Danny, il primo lancio di questa puntata, dove ci porti?
Dove? È la prima, una delle due nostre produzioni che vi presentiamo quest'oggi. Siamo stati fermi come trasmissione, ma ci siamo mossi parecchio sui campi di gara. Parliamo di domenica scorsa, come avevo detto, la 47esima Corri con l'Avis. Eravamo in piazza Matteotti a Imola, la gara che ha ripreso la sua connotazione tradizionale, cioè percorso con andata e ritorno lungo le rive del Santerno fino a Codrignano, 21 chilometri non omologati dalla FIDAL ma dalla WISP. Il clima era perfetto, forse anche questo, riprendendo la copertina di Daniele, ha potuto magari dare e scaturire questi ottimi risultati nella nostra domenica. È stata una gara con 1.100 concorrenti complessivamente, gara omologata per il calendario Enda Scarpazza, dei quali sono 216 hanno corso col pettorale e hanno concluso la prova. Non vi sto a raccontare nulla della gara perché ve lo dovete guardare con i vostri occhi. Solo per ricordare due belle prestazioni di due giovani indigeni di Imola, che quindi hanno magari corso sulle strade dove si allenano, due Riccardo, e quindi dopo scoprirete anche le loro generalità complete. Quindi un applauso al vivaio dell'atletica Imola Sacmi Avis. In questo caso organizzava la polisportiva Avis Imola, e la non competitiva in parte è stata aperta anche al percorso dell'autodromo completo, quindi la 7 km si è potuta svolgere all'interno dell'autodromo Enzo Dino Ferrari, un'altra delle peculiarità territoriali di Imola. I ringraziamenti li faccio fare come sempre a Sabrina, e naturalmente volevo, perché per la quarta domenica consecutiva è stato con me, ringraziare il nostro cameraman Stefano Marconi perché è stato disponibilissimo e molto professionale. Come sempre il nostro staff è sempre disponibile e professionale, questo deve essere così, però ti ringrazio della sottolineatura. E ringraziamento invece da parte nostra è ovviamente a uno dei nostri sponsor che è stato anche Danny con la sua azienda Happy Color che ci ha sponsorizzato assieme ovviamente alla presidenza dell'Avis di Imola che quest'anno ci ha scelto e ci ha onorato appunto di essere presenti a questa importante gara dove Danny era speaker. A voi il servizio. Popolo del podismo, bentrovati da Danny Frisoni, siamo in piazza Matteotti, la piazza del comune di Imola, infatti dietro le nostre spalle ci sono proprio le bandiere tricolori per la 47esima edizione della Corri con l'Avis, una gara che dopo 2 anni di interruzione, lo scorso anno è ripartito con un format diverso, 4 giri dell'autodromo Enzo Dino Ferrari, evidentemente non è piaciuto e si è tornato alla tradizione, cioè partenze ed arrivo qui nel cuore del centro storico di Imola, e il percorso leggermente modificato rispetto al 2019, perché al ritorno da Codrignano, che sarà il GPM di giornata, quindi si costeggerà prima la parte destra del Santerno con le salite fino a Codrignano, poi una volta scollinato nel paesino, appena superato il ponte del Santerno, si svolterà a destra e si affronterà completamente la ciclovia, la nuova ciclovia del Santerno, e quindi anche lontano dal traffico veicolare. Sono quasi 280 i preiscritti, quindi un buon numero tenuto conto delle grandi contemporaneità, per esempio la Maratona di Roma, la Stramilano, per dirne due fra le più importanti. Fra questi favoriti d'obbligo dovrebbero essere Salvatore Francese e Federica Moroni. Buon divertimento, perché gli scorci panoramici che vedrete, grazie al nostro cameraman, saranno meravigliosi. E quindi buona festa del papà a tutti, buon San Giuseppe a tutti. Siamo col primo cittadino di Imola, sotto casa praticamente, che naturalmente non poteva non testimoniare la vicinanza da parte della cittadinanza e delle istituzioni in una gara di questo genere, che oltre a essere sportiva è anche, ha un alto valore sociale.
Beh sì, 47esima edizione, una grandissima opportunità, ma più che altro perché collega lo sport alla socialità e soprattutto al sangue con l'Avis e quindi alla vita, e quindi è una grande maratona, una grande corsa importante che poi fa vivere le strade ma fa vivere anche il territorio e dà un impulso positivo alla nostra comunità. Oltre 1000 iscritti, e voglio dire, ci avviciniamo alla 50esima edizione e quindi proseguiamo in questo cammino. Voglio ringraziare l'Avis e tutti i volontari perché si sono messi in gioco ancora una volta e hanno riempito anche la nostra piazza piena di colori e soprattutto di sportivi, e quindi anche da delegato allo sport per il comune è una bellissima cosa. Tra l'altro una sede logistica diversa rispetto al Giro dei Tremonti, cioè il cuore di Imola, è bello, è da vedere ed è un'ulteriore possibilità che offrite ai turisti. Beh, sicuramente, che intanto vedere anche il centro storico della città, la fortuna di avere a due passi dal centro storico l'autodromo e tanti altri importanti edifici è molto importante, però per noi farci conoscere anche questa occasione attraverso lo sport, perché ovviamente chi poi viene a correre e vive dopo anche i dintorni, le vie, vede anche che è una città ricca di storia ma anche ricca di opportunità da vivere tutti i giorni quotidianamente, quindi è anche un invito a venire a visitarla. Siamo in una manifestazione che ha un'alta valenza sociale perché è organizzata dall'Avis Imola. Allora, innanzitutto, quanti donatori avete? Allora, l'Avis Imola abbiamo più di 4.000 donatori e per tutto il circondario superiamo i 6.000 donatori. Di quanto sangue ci sarebbe bisogno, perché vogliamo lanciare anche un messaggio? Allora, di sangue ce n'è sempre di bisogno, perché in Italia l'autosufficienza non l'abbiamo ancora raggiunta completamente, in modo particolare per i plasma derivati. E i plasma derivati sono quei prodotti che vengono fatti dal sangue, dalle società farmaceutiche, alcuni dei quali sono anche salvavita. Abbiamo avuto prima la pandemia, poi adesso la guerra, ricostruire i legami sociali non è così banale. E infatti oggi ce ne accorgiamo anche qui a questa manifestazione, che è la 47esima Corri con l'Avis. E prima della pandemia facevamo dei numeri importanti, poi l'anno scorso abbiamo ricominciato piano piano e quest'anno siamo cresciuti un pochettino, speriamo di continuare a crescere. Come polisportivo invece che branchi avete? Abbiamo ciclismo e podismo, tesserati non sono molti, purtroppo dopo la pandemia c'è stato un tracollo del tesseramento, in modo particolare per quanto riguarda i ciclisti. Vogliamo lanciare un appello per la popolazione e soprattutto per gli sportivi, che sono i vostri soggetti preferiti, sì, di venire a donare, e come possono fare per farlo? Ah, per donare è molto facile, basta prenotare la visita e poi e avere 18 anni, prenotare la visita, non è difficile donare, anzi è facilissimo, e oltretutto dopo che si è donato si ha una sensazione che è stupenda, perché si ha la sensazione di aver fatto qualche cosa per gli altri, che non è così banale anche quello. Siamo con lo sponsor principale di questa 47esima Corri con l'Avis, la ditta MD, il proprietario. Come mai avete deciso di investire sullo sport e in maniera particolare in questa manifestazione? Perché ci crediamo e lo facciamo anche noi, quindi crediamo nello sport e nell'attività fisica.
Allora Salvatore, ti dimostri amante delle 21 romagnole, dopo San Pancrazio vinci anche la Coricon Lavis. Sì, ero venuto anche l'anno scorso ed ero riuscito a tenere sempre il primo piazzamento e ci ho messo su un ottimo lavoro per fare un buon allenamento in vista della prossima settimana dove correrò la mezza di Reggio. La mezza della tua società, organizzata dalla tua società. Raccontaci un po' la gara. La gara, sono partito subito con il lavoro, l'allenamento che dovevo fare, quindi abbastanza, con un ritmo abbastanza forte e si è attaccato poi il secondo, quello che è arrivato poi in seconda posizione, però dopo un chilometro dopo ci siamo, io ho continuato il mio allenamento e sono andato via. Insomma, ho mantenuto sempre il distacco bene o male costante e me lo sono portato fino alla fine. Clima e percorso come li hai trovati? Il percorso appunto per me era nuovo, che l'anno scorso si girava dentro l'autodromo, e un bel percorso, si saliva verso un po' la collina, quindi anche tanto duro, però allo stesso tempo non era comunque pari, e poi dopo al ritorno si scendeva per questo sterrato battuto, quindi si correva comunque bene. Clima perfetto, e diciamo una bella giornata. Dopo la 21 di Reggio che cosa ti aspetta? Dopo la 21 di Reggio è l'ultima gara dove proverò ancora a migliorarmi in ottica di tempo, poi dopo farò altre gare, ma diciamo che penserò meno al tempo e più al divertimento. A chi lo vuoi dedicare? Ah, sicuramente alla mia compagna e alla mia bella bimba, a Brenda e Azzurra. È la regina della 47esima Coricon Lavis, reduce da una vittoria 8 giorni fa sui 58 del Strasimeno. Oggi com'erano le gambe? Oggi le gambe abbastanza bene, la velocità ancora non è proprio al meglio e in prospettiva della maratona di Rimini dovrei allenarla un po' di più, però sono contenta, quando si vince è sempre bello. Poi questo è un percorso un po' mosso, come piace a me, quindi mi sono divertita, devo dire che non mi sono ammazzata di fatica e quindi insomma arrivare col sorriso e ancora in forma è il massimo. Allora, le tue specialità sono le ultramaratone. Quindi, a lunga gittata, dopo la maratona di Rimini, quali saranno i tuoi obiettivi? Dopo la maratona di Rimini, la 50 di Romagna e poi il passatore, lo proviamo, quest'anno deve venire bene. Quest'anno ce la dobbiamo fare, incrociamo le dita, la gara più bella. Ma poi, guarda, quest'anno non ci sono programmi particolari con la nazionale, quindi direi che il passatore è l'obiettivo dell'anno. Sì, sì, al massimo andremo forse a settembre a fare un accento per vedere di fare un tempo un po' migliore, perché il passatore è meraviglioso, però non è veloce, diciamo, proprio no. E per quello che riguarda quindi i titoli italiani, vuoi continuare ad aumentare la tua bacheca, no? Sono già a 6, se non vado errato. Io sono già tanto soddisfatta così, ho vestito la maglia, ho fatto un sacco di traguardi, direi che mi posso anche accontentare, tutto quello che viene è tutto in più. A chi la vogliamo dedicare questa vittoria? A Danny, che mi trovavo da un sacco di tempo, vincere qua in casa con un amico è sempre bello. Insieme. In bocca al lupo per la stagione allora, Fede. Grazie, grazie mille a tutti. E visto che oggi è il 19 di marzo, un saluto particolare al papà. Allora, prima di tutto un saluto e un ringraziamento a tutti i papà che sono fondamentali e al mio, che è il mio e quindi è speciale. Ciao papà Luciano! E poi mi segue anche, quindi veramente bisogna metterlo su un monumento. Grazie, un abbraccio davvero a tutti i papà e auguri. Allora Danny, stiamo ancora ridendo dal precedente lancio, non perché ci fosse da ridere, perché Daniele questa sera sta veramente esilarante, è fantastico. E dove ci porti invece ora? Andiamo dai monti al mare, è un po' di mare, sì. Facciamo come i gamberi, perché sempre lo staff di Run to You, la domenica precedente, il 12 di marzo, era presente alla 33esima attraverso Cesenatico, gara in questo caso omologata dalla FIDEL e certificata dai misuratori di 10 km, anche in questo caso non vi posso svelare niente perché ve lo dovete gustare, ve lo dovete leccare con tutti i baffi. Qui c'è stata veramente un'esplosione di partecipazione, 2180 concorrenti complessivamente, tenuto conto anche delle gare del sabato, le gare giovanili che si sono svolte all'interno dello stadio Moretti, dello stadio d'atletica Moretti, che in passato ha ospitato anche i campionati europei master e anche diverse edizioni dei campionati italiani.
Erano i 280 under 16 il sabato, quindi è stato veramente un tripudio e un ritorno alla normalità, se vogliamo. Siamo tornati indietro con la memoria di 3 anni. La domenica mattina invece 600 sono stati coloro che hanno indossato il pettorale, 800 nella Family Run, questa nuova versione accattivante che l'Atletica Cesenatico ha messo in campo per attirare non solo le famiglie e le scolaresche, ma anche le associazioni. C'erano anche gli spingitori e quindi veramente una festa a 360 gradi. Abbiamo avuto la fortuna di prendere anche una domenica climaticamente perfetta e volevo sottolineare che a farci compagnia c'è stata anche l'animazione di Radio Studio Delta e i nostri amici Ada Ray e Yuri Maro, che voglio salutare perché mi hanno fatto una grande compagnia e mi sono stati di supporto, perché anche in quel caso ero speaker. I saluti e i ringraziamenti come solito a Sabrina. Saluti e ringraziamenti vanno a tutto lo staff dell'Atletica Cesenatico, capitanati da Stefano Pignotti, e quindi a voi il servizio a cura di Danny Frisoni. Popolo del podismo, bentrovati allo stadio Moretti, allo stadio comunale Moretti di Cesenatico per la 33esima edizione dell'Attraverso Cesenatico, gara competitiva di 10 km, un 10 km velocissimo che ha richiamato diversi campioni per cercare di conquistare la posizione principale per andare nell'Albo d'Oro. In campo maschile Rashid Benandan, Ismail Lazufi e Pensalfini. In campo femminile Maria Chiara Cascavilla, che torna per cercare di dare battaglia e magari un discreto crono alla fine. Ciao. Questa è un po' la manifestazione che apre la primavera dedicata allo sport qui a Cesenatico e non solo. Poi ovviamente tanti complimenti agli organizzatori, all'Atletica Cesenatico, tutti i volontari, le forze dell'ordine che hanno dato una mano per l'evento. Devo dire che adesso non è perché sono di parte, però credo che sia una delle podistiche più belle che abbiamo sul territorio, con un passaggio doppio sul Porto Canale, una bellissima festa dello sport e non solo, perché c'erano tante famiglie anche. Da questo weekend in avanti iniziano tutte le iniziative sia collegate alla Pasqua che ormai alle porte, poi abbiamo eventi sportivi, tornei di tutti i tipi durante aprile e poi arriva maggio con gli altri eventi, la Nove Colli su tutti, ma anche Spartan Race a fine maggio, quindi diciamo che nei prossimi 2 mesi ci sarà ben poco da annoiarsi, insomma. Che cosa è previsto per la vostra ricettività relativamente all'utente sportivo? L'utente sportivo è privilegiato per la città di Cesenatico perché è una città che organizza diverse manifestazioni sia podistiche che ciclistiche che di altro tipo, che contribuiscono notevolmente ad allungare la stagione, come si dice in dialetto turistico. Questa è una delle manifestazioni di apertura della stagione, che fra poco comincerà ad avere campeggi, alberghi, stabilimenti balneari a pieno regime, e questo è un bel lancio, una bella apertura. Che cosa può prevedere la ricettività di Cesenatico? Ma è infinita, perché ci sono 300 alberghi, 5 campeggi, 150 stabilimenti balneari, quindi la possibilità di accontentare tutti c'è ampiamente. Insomma. Più c'è l'entroterra anche. Più c'è l'entroterra, nel senso che poi vicino a noi ci sono anche altri comuni come Gatteo, San Mauro e poi l'entroterra di Cesena, insomma anche gli agriturismi che contribuiscono comunque al movimento turistico. E infine la gastronomia, dalle carci baf. Beh, è il punto forte della città, nel senso che ci sono 100 ristoranti, tutti di ottimo livello, di buon livello, insomma, quindi pronti per accontentare e far da mangiare bene per tutte le tasche. Quindi vogliamo dire venite a Cesenatico? Sì, poi le giornate come oggi col sole invogliano anche adesso che non è pienissima stagione balneare a venire a visitare la città, ed è veramente bella.
stata una stagione fino ad ora molto, molto importante. Un personale maratona a Siviglia di 2 ore 22.50 e con l'augurio di migliorare le altre distanze. Oggi ci poteva essere l'occasione di fare un 30 alto e di ritoccare il personale, però non siamo proprio nel momento di freschezza giusto. Quindi dai, mi auguro di farlo in pista a metà aprile. Tra due settimane ci sarà la mezza di Reggio e vorrei fare il personale, lo dichiaro. Era la prima, era l'esordio cesenatico, l'esordio con vittoria, quindi direi che bisogna essere contenti. Col numero uno di Nicolas, De Nicolò, ci tengo a dirlo, che è fermo per infortunio per lungo tempo, e quindi venire in qualche modo a coprire la sua assenza è stato importante. Vincere anche per lui, insomma. A chi lo vuoi dedicare questo? Questa vittoria a Nicolas. A Nicolas perché dai, è un grande delle nostre corse locali e non. E uno stop lungo per noi che corriamo è una cosa problematica e quindi gli auguriamo noi, io e noi come squadra, una guarigione veloce e di ritrovarlo qua. E due parole sul libro? Ah, il libro è una bella soddisfazione, sta viaggiando bene, come dico sempre, un libro che inganna. Ah, una maratona interiore, 42 km e 195 metri di vita. È una ripartenza perché fino a qualche settimana fa ero mezza zoppa per via di un infortunio all'anca che mi sta un po' tormentando dai mondiali militari di ottobre. Quindi questa gara mi serviva proprio per ripartire, per riprendere fiducia e un punto di partenza per cominciare a lavorare e spero per fare una bella stagione outdoor. Il rapporto con Stefano Baldini è cominciato anche questo qualche settimana fa perché ho cambiato guida tecnica e mi sono trovata subito benissimo, è una persona veramente stupenda ed è un campione sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista umano soprattutto, perché devo dire che è veramente una persona speciale, davvero, e mi sento fortunata e onorata di poter lavorare con lui e di poter essere allenata, diciamo, da una persona di questo calibro, di questa umanità, ripeto, veramente speciale. Mi sento di consigliare comunque questa gara a tutti i podisti romagnoli, chi non l'abbia, diciamo, già provata, venite a correre attraverso Cesenatico. È una bellissima manifestazione che ogni anno acquista sempre maggiore importanza. Cesenatico è una bellissima città, quindi non può la gente non partecipare a un evento di questo tipo. In modo particolare i Creabanca partecipa alla sponsorizzazione e alla realizzazione di questi eventi perché è una banca molto legata al territorio. Affianchiamo alla tradizionale attività bancaria un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, e di manifestazioni e di sostegno allo sport, ma soprattutto di sostegno ai clienti, ai soci alle piccole e medie imprese, al territorio. Una parte dei nostri utili, dei nostri redditi che otteniamo dal territorio, lo ridistribuiamo al territorio. Quest'anno abbiamo circa distribuito per manifestazioni sociali e per beneficenza circa 1 milione di euro. Quindi noi dove c'è la gente ci siamo. Grande soddisfazione quest'oggi, grandi numeri, il clima sembra che regga, siamo ritornati al 2019. Siamo ritornati al 2019, siamo in overbooking da martedì, abbiamo avuto una serie di richieste allucinanti e ci dispiace purtroppo non poter accogliere tutti quelli che volevano essere qui. Numeri grandi anche dalla Family Run, dove abbiamo avuto circa 500 per iscrizioni, quindi con un tempo come quello di oggi speriamo di poter avere il tutto esaurito, l'obiettivo è quello. Il numero della Kids Run? Il numero della Kids Run ieri sono stati 285 i bambini, uno spettacolo bellissimo in pista su tutte le categorie, si sono divertiti, tra l'altro festa dopo con gonfiabili e animazione, quindi è stata una bella giornata promozionale, applausi e sorrisi dappertutto senza tante polemiche. Molto molto bello. Quanti volontari e gli sponsor? Volontari sono tanti, devo ringraziare veramente tutto lo staff di Atletica Cesenatico, sono 80 le persone tra stadio e percorso che permettono l'organizzazione di questa manifestazione. In più abbiamo la Protezione Civile e la Polizia Municipale che ci dà una grossissima mano con una decina di persone a testa per equipaggio e ovviamente grazie a quelli che sono gli sponsor, quindi Riviera Banca,
Famila e Mapesca, che sono i nostri tre principali sponsor che permettono la realizzazione di questo evento.